Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Watch Dogs. Allora, avevo detto che avrei completato le missioni dedicate alle persone scomparse, dove praticamente sulla mappa, come avevamo visto nel video indagini, praticamente c'era una lente di ingrandimento molto piccola e lì dovevamo andare ovviamente a trovare queste persone scomparse. Se non ho capito male, erano delle donne che appunto venivano uccise e ne dovevamo trovare ben 6. Ovviamente, trovandole tutte e 6, alla settima si sblocca la nuova missione. Infatti ho trovato la sesta persona purtroppo uccisa. Mi ha chiamato un numero ignoto che pare che sicuramente è il killer di queste donne, e il grandissimo Aiden Pierce, grazie al suo smartphone, siamo riusciti a rintracciare la telefonata. Così andiamo dritti dritti verso questa missione. Porco cane, sta macchina davanti che l'ho tamponata in pieno. Andiamo dritti dritti a trovare il caro killer nella missione finale di queste missioni secondarie, appunto sulle persone scomparse. Non è stato difficile trovarle tutte e 6. L'unica cosa, vi consiglio, quando volete fare sia il discorso indagini e quant'altro, di sbloccare più possibili le antenne CTOS, perché praticamente vi ampliano la mappa, ma non in termini di visibilità, cioè nel senso che aprono una parte che praticamente è inaccessibile, no, vi aggiungono principalmente un nascondiglio, e soprattutto con lo sbloccamento delle antenne CTOS vi fanno vedere anche delle missioni, soprattutto si aprono delle cose che non si vedevano. Infatti alcune lenti di ingrandimento, finché legate appunto alle missioni sulle persone scomparse, finché non ho sbloccato quasi tutte le antenne CTOS non potevo purtroppo vederle. Infatti ero rimasto bloccato a 3, se non ricordo male. Poi mi sono messo a sbloccare tutte le antenne CTOS e magicamente sono apparse sulla mappa. Eccola qui, missione finale delle persone scomparse. Avvia. Che accade? Ok, devo resistere alla tentazione di sparargli finché non sarò sicuro. Cerco una persona poco colta, forse un operaio. Se ho ragione, è affetto da una malattia del sangue, come le sue vittime. Allora, dove sta, vediamo un po'. Azione suggerita, controlla i comportamenti criminali sospetti. Ecco, questo si stava da... Eccolo! Naggia, non era quello che si stava a dare una ravanata ai gioielli di famiglia, era quello alla sua destra. Adesso ci riproviamo subito e cerchiamo ovviamente di rendere questo caro killer. Poi nei prossimi giorni andiamo a vedere qualche altra missione secondaria insieme, così diamo veramente una bella analizzata a questo gioco, che ce lo stiamo analizzando in tutto e per tutto. Vi ringrazio ovviamente con l'occasione dei commenti, delle visualizzazioni e dei mi piace, perché anche le missioni secondarie vi stanno piacendo, okay. Oltre al discorso ovviamente del walkthrough sulla campagna single player. Poi sono veramente molto curioso di sapere i DLC che usciranno. Allora, vediamo adesso. Aspetta, dove stava? Questo non è apparso in un talk show. Ok, il bersaglio dovrebbe essere vicino. Vediamo un po', ci siamo. Eccolo. Allora, nascondiamoci. Oh, ma devo esserne sicuro. Vediamo se così ci trova. No, si sta sospettendo. Ok. Qua. Perfetto così. Bene. Bene. Probabile crimine 23. Non sei riuscito a cogliere il killer sul fatto. Ma non è successo niente. Scusa, non è successo nulla. Stava solamente dietro la fermo a spizzare se veniva qualcuno. Non è accaduto nulla. Che cacchio dovevo... Boh, non l'ho capita, sinceramente. Adesso la proviamo con un'altra tattica, va.
Non c'è due senza tre. Speriamo che la terza però no, non sia nuovamente un fallimento, ma ci vada bene questa volta. Allora, non l'ho capito comunque, non sono riuscito a scoprire il Ok, killer. devo Scusa, resistere stava alla solamente tentazione fermo di lì, spararli finché non sarò la sicuro. percentuale di pericolo Se una era sempre persona del poco acuta fosse 21-22, massimo un'infetta, mi sembra se ho 23%. ragione è affetto da una malattia del sangue, come le sue vittime. Allora, riproviamo, adesso cambiamo la tattica. Vediamo, ecco di qua. Il posto è questo. Dovrebbe essere lui. Vabbè, non sei riuscito a cogliere il killer sul fatto. Sta fermo là, immobile. Che cacchio gli devo fare? Allora, non c'è due senza tre, quindi per tre volte abbiamo fallito. Ora, per forza, la quarta la dobbiamo vincere. Allora, cambiamo tattica, proviamo a fare una cosa, ci nascondiamo. Ho visto là sulla destra una staccionata, che vediamo un po' se riusciamo a fare un qualcosa di simile. Perché la cosa che non capisco è, non si insospettisce. Non fa praticamente nulla perché sta solamente appoggiato con la schiena e si guarda intorno. Ora proviamo quest'altra tattica. Ok, devo resistere alla tentazione di sparargli finché non sarò sicuro. Cerco una persona poco colta, forse un operaio. Se ho ragione, è affetto da una malattia del sangue, come le sue vittime. Eccolo qua. Ora proviamo con la staccionata. Qui c'era una staccionata, sì, questa qua sulla destra. Proviamo Devo un po'. trovarlo in... Potrebbe essere lui. Ma devo esserne sicuro. Vediamo se così funziona. Ti vedo, tu non mi vedi. Vediamo un po'. 21. Che accade? 22. Eccolo, 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 eccolo. Adesso sta andando bene, va? Ah no, si sta abbassando. Ah, eccolo. Ehi, voglio parlarti. Abbiamo chiuso, rassegnati. Ti sbagli, non ho ancora finito. Indietro. Grazie. Bene. Vediamo chi sei. Se leggete questo sono già morto, volete risposte? C'è un mostro nel papà e anche dentro di me. Mi ha fatto fare i peccati, mi fa scopare e fare male alle femmine. E poi hanno letto tutto, la mia Questo tizio stirpe. voleva che qualcuno lo fermasse. Doveva sapere che gli stavo addosso, che lo stavano osservando. Ha lasciato i corpi dove potevo trovarli. Forse sto esagerando. Edgar era chiaramente pazzo. Indagine, persone scomparse. Missione completata, perfetto. Ci ha dato anche come crimini rilevati, se non ho visto male, perché mi è andata a 3 di 20, serial killer preso. Perfetto, abbiamo completato anche quest'altra bella missioncina secondaria con un bel trofeo, l'oscurità che incombe. E ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale con Aiden Pierce e Watch Dogs. Al prossimo video.